Buonasera a tutti, sono Federico Gaino di ARPA Liguria, lavoro al settore ambiente marino costiero e vi presenterò l'iter che diciamo, abbiamo seguito per la costituzione del nostro gruppo SUB a partire da eventi che si sono svolti ormai più di 10 anni fa. Diciamo che con l'implementazione del monitoraggio 152 e con l'esigenza di portare quante più attività possibili all'interno di ARPAL, che prima venivano esternalizzate, è nata la necessità e l'idea di svolgere in proprio anche quelle attività che richiedevano appunto di svolgere attività in subacquea. In principio fu il caos, nel senso che, qua mi rivolgo anche, vedo i colleghi di ARPA Toscana con i quali ci siamo più volte confrontati. Noi all'inizio, all'interno della nostra unità operativa, nel nostro ufficio, avevamo personale che svolgeva attività subacquea, ma attività subacquea ricreativa, anche con livelli di diciamo specializzazione medio-alta, però erano tutti brevetti di tipo ricreativo, c'era chi aveva il PADI, chi aveva il CMAS, chi altre qualifiche. E a questo punto, diciamo, era stata fatta una ricognizione tra altri soggetti che svolgevano attività subacquea in ambito lavorativo, ma il quadro che si viene a delineare era molto confuso, perché c'era chi diceva gli unici titolati a svolgere attività lavorativa subacquea sono gli OTS. Da un'altra parte, le attività che andavamo a svolgere avevano, diciamo, tutte le caratteristiche che le potevano far assimilare ad una immersione di tipo ricreativo. Consultandoci con la Guardia Costiera, anche loro non, diciamo, non sapevano bene come collocarci. In alcuni casi venivamo addirittura equiparati ad attività di tipo assimilati alle attività di tipo archeologico, per le quali però bisognava andare a costituire addirittura un cantiere. Quindi la situazione all'inizio, diciamo, si è presentata quanto mai circonvoluta e abbiamo tentato di darci una regolamentazione con la stesura di un piano operativo di sicurezza per immersioni subacquee, un documento però interno ad ARPAL, un po' non tanto autoreferenziale, però abbiamo cercato di fare, seguendo quello che prevede la normativa in materia di sicurezza, una valutazione dei rischi e quindi la stesura di una procedura operativa, che però non era, diciamo, in qualche modo confrontabile con quella di altre realtà istituzionali, non era stata di fatto coordinata e rimaneva la difficoltà di una corretta collocazione nell'assetto normativo vigente. Ragion per cui si arrivò ad un punto un po' di impasse in cui anche da parte della nostra dirigenza non ci si sentiva, sotto questo punto di vista, giustamente, di assumersi responsabilità tali da poter farsi dimandare in sicurezza, sia sotto dal punto di vista operativo che normativo, gli operatori ARPA. L'altro problema che si veniva a creare di tipo diciamo etico e normativo era che questo lavoro che noi avevamo per un tempo tentato di svolgere in proprio veniva appaltato a soggetti esterni, i quali però erano di fatto nelle nostre condizioni. Spesso e volentieri non ci si andava a riferire ad operatori con la qualifica di OTS, che all'epoca sembrava l'unica a poter permettere lo svolgimento di queste attività, ma spesso erano operatori che avevano magari qualifiche dal punto di vista dell'operatività scientifica anche elevate, che però come formazione avevano di fatto uno o più brevetti di tipo ricreativo. Ci si rese quindi conto di come non si poteva comunque eludere quelli che erano i dettami della vigente normativa in materia di salute e sicurezza di lavoro e si decise quindi di avviare un gruppo di lavoro non solo interagenziale, ma anche che andava a coinvolgere parecchi soggetti del panorama che andava dal panorama sindacale a quelle delle come posso dire, di quelli di soggetti che già lavoravano nel nostro stesso ambito di competenza. Qua abbiamo tutti l'elenco dei componenti del gruppo di lavoro che portò al coinvolgimento anche di numerose ARPAL e fino ad andare a definire quelle che poi sono diventate le buone prassi, ad oggi disponibili anche sul sito Ispra Ambiente, delle quali forse
diciamo tutti abbiamo sentito parlare, siete, delle quali siete a conoscenza, che andavano finalmente a definire l'ambito diciamo operativo al quale ci si andava a riferire e soprattutto delle condizioni limite entro le quali potevano essere poteva essere accettato il fatto che operatori non qualificati come OTS ma con semplici brevetti di tipo ricreativo potessero andare a operare. Profondità massima di 40 metri e almeno per la Liguria ci siamo ampiamente dentro per quella che è se non altro l'attività rutinaria. Noi ricordo siamo partiti col monitoraggio delle praterie di Posidonia che in Liguria raramente vanno a superare i 30 metri. Divieto di immersioni in apnea, immersioni sempre almeno in coppia, si predilige addirittura minimo, diciamo da noi la coppia, forse da tre persone in su, escluse ancora adesso le immersioni in ambito portuale e quelle a yo-yo. È stato a questo punto fatta una ricognizione di tutte le figure che avevamo in ARPAL. Questo perché ci si è reso conto che le figure presenti nella nostra unità operativa potevano erano diciamo sicuramente un buon inizio, però ci si è resi conto di come fosse necessario avere, per così dire, un serbatoio di persone. Dando un'occhiata al panorama di ARPAL c'erano peraltro figure direi molto qualificate, nel senso abbiamo addirittura due istruttori. Da quest'anno si è aggiunto tra le persone, ancorché precario, comunque una persona che ha la qualifica di istruttore che andrà ad integrare il nostro gruppo sub, una guida sub e un secondo livello. Tutte queste persone che erano di formazione, diciamo, ricreativa, hanno seguito, secondo i dettami delle buone prassi, un loro programma di formazione e a seguito della diciamo di tutto quello che le buone prassi sono andati quindi a definire, che poteva essere a questo punto pedisequamente seguito da chi del gruppo sub aveva la responsabilità, siamo riusciti a creare il gruppo sub. Ecco, molto importante è stata la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica, valutata dal medico competente ma con la supervisione del medico subacqueo e con un programma di visite, di controlli specifico, che ad esempio in un caso hanno fatto sì di far venire a galla che uno degli operatori potenzialmente candidati al gruppo sub per problemi cardiologici era meglio che al gruppo sub non partecipasse. Non faccio nomi. Ecco, molto importanti i documenti di registrazione che quindi permettono di tenere sotto controllo il processo sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo operativo che sotto il profilo documentale. Quindi abbiamo un nostro programma che deve essere definito, validato dal responsabile del gruppo sub che poi coincide con la dirigente del nostro settore. Ci sono le schede di immersione, il registro di immersione e ogni persona ha un libretto individuale che poi di fatto oggi viene gestito digitalmente con il computer subacqueo e periodicamente può essere scaricato, eventualmente stampato e validato, però ad oggi sostanzialmente viene gestito con semplicemente col computer. Sono stati altresì definiti anche con la collaborazione dell'SPP e di chi ha fatto comunque i corsi e anche c'è da dire con il sostegno e la consulenza dei colleghi più titolati, è stato definito il corredo di attrezzature e DPI che dovevano essere in capo ad ogni operatore, registrate col nostro sistema di gestione col quale andiamo comunque a definire tutte le dotazioni di DPI per la subacquea e non. Il sistema permette di tenere conto della data di messa in esercizio, della data di acquisto, della data di messa in esercizio e delle varie scadenze per le revisioni. Quindi anche nel caso in cui, tra virgolette, ci si dimenticasse, c'è un sistema automatico che permette di avere sotto controllo l'intero processo. È stato quindi dato corso, è stato quindi creato il gruppo sub di ARPAL, dove figurano gli operatori subacquei veri e propri e un assistente di superficie che è l'unico che non ha la muta, come potete vedere.
Ecco, siamo partiti da... no, anche l'assistente di superficie ha comunque la sua importanza, esatto, e responsabilità. Esatto, no, insomma, perché... No, al di là delle battute, diciamo, ogni squadra, ogni uscita viene organizzata con un responsabile. Questo lo dico per chi magari non ha tanto presente cosa prevedono le buone prassi. Comunque, per ogni uscita, idealmente, viene proposta e validata dal responsabile il programma di immersione. Ci sono una o più squadre che si immergono, un assistente di superficie, che dovrebbe essere colui che, per quanto possibile, sgrava dalle operazioni più faticose i sub, e il comandante, che è deputato al solo governo dell'imbarcazione. Ovviamente poi, per quanto si può, ci si dà una mano gli uni con gli altri, però in teoria, diciamo, l'iter procedurale dovrebbe essere questo. Allora, dalla costituzione del gruppo sub ad oggi sono state svolte circa 50 immersioni, considerando anche quelle utili alla formazione del personale. Come ho detto, la necessità della creazione del gruppo sub è nata con la volontà di portare in ARPAL il monitoraggio delle praterie di Posidonia, quindi posso dire che la maggior parte dell'attività delle immersioni è stata svolta sulle praterie di Posidonia, ma non solo. Ci sono stati casi di impiego dei nostri subacquei, diciamo, divertenti, come una risorgiva della quale non si conosceva la presenza antistante la piana di Albenga. Questa è un'attività che abbiamo svolto in collaborazione con i carabinieri subacquei. Sempre con i carabinieri subacquei, non distante peraltro dalla risorgiva, abbiamo fatto il monitoraggio di una condotta e ci sono state un po' di sorprese, perché, come potete vedere, la condotta risultava ampiamente danneggiata e fessurata. Non da ultimo, per la Marine Strategy c'è, scusate, dimenticavo ancora questo caso, la presenza di mucillagini sul fondale che si è verificata nel 2016, se non erro, sui fondali nella zona di Spezia. In questo caso eravamo stati scortati dalla guardia costiera, che ci ha dato appoggio per quanto riguarda i mezzi per compiere le immersioni. Con la Marine Strategy svolgiamo anche le operazioni di grattaggio delle banchine portuali per la ricerca di specie aliene. Proprio questa attività, ecco, questo è quanto abbiamo fatto finora. Mi collego ai futuri sviluppi che potrebbero avere le buone prassi e l'attività della subacquea in ambito del sistema agenziale, perché uno dei prossimi acquisti che faremo è la mutastagna, perché, diciamo, nei corsi che abbiamo fatto per diciamo, l'abilitazione dei nostri subacquei, è stato sottolineato come uno dei maggiori fattori di rischio sia non tanto la profondità, non tanto la durata delle immersioni, ma il freddo. E uno dei miei colleghi, al termine di una immersione fatta nel periodo tardo autunnale, invernale, poverino, uscì prossimo all'ipotermia. Ora, lo dico con un sorriso, però ci ha fatto un po' riflettere questa cosa, perché ci è parso opportuno, quantomeno per il periodo invernale, prevedere di dotarci di mute stagne, per le quali però è necessario valutare, dato che potenzialmente possono introdurre nuovi fattori di rischio rispetto a quelli che sono stati quantomeno da noi precedentemente valutati con l'utilizzo di mute invece semistagne, quindi simili neoprene. Ne abbiamo già per adesso un po' informalmente discusso con con il nostro settore di protezione e prevenzione, ma daremo corso all'acquisto di mute stagne e parallelamente a un percorso di formazione per l'utilizzo delle stesse. L'ultima possibile sviluppo è l'adozione degli scooter subacquei. Questo sia in ambito Marine Strategy, per la mappatura delle praterie di Posidonia, dei margini inferiori e della Pinna Nobilis, quindi per quei tipi di immersione che richiederanno ragionevolmente la percorrenza sott'acqua di lunghi tratti, sia perché con una collaborazione che abbiamo fatto, anzi una convenzione con l'Università di Pisa,
ci sarebbe l'idea di valutare, come posso dire, l'adozione di sistemi integrati di monitoraggio che prevedono sostanzialmente il collocamento sullo scooter di sistemi di acquisizione video e fotografico e la possibilità di georeferenziare il subacqueo e quindi le acquisizioni stesse. Ora, quello che per ora stiamo un po' fantasticando e potrebbe essere ipotizzabile fare tra qualche tempo è non solo il sistema di riconoscimento e addirittura misurazione in automatico della pinna nobilis, che dai primi colloqui intercorsi con i tecnici dell'Università di Pisa sembrerebbe non essere una cosa fatta scientifica, ma in un futuro, tenendo conto anche che se non ci sarà un turnover, i nostri subacquei giungeranno in un tempo prossimo, ma non tanto distante, a raggiunti limiti di età, una volta fatta l'acquisizione dei miei tracciati e la georeferenziazione degli stessi, il passaggio successivo potrebbe essere quello di, diciamo, montare gli stessi sistemi di acquisizione immagini su veicoli che possano andare sott'acqua in remoto, autonomamente, ai quali io vado a dare un percorso georeferenziato, che questo mi segue, e quindi a distanza di intervalli di tempo prefissati mi potrebbero andare a fare la valutazione del margine inferiore della posidonia, l'acquisizione di immagini su pila nobilis e chi più ne ha più ne metta. Queste per adesso sono ancora, diciamo, idee, ipotesi sperimentali che però potrebbero essere la buona base eventualmente per un dibattito anche in ambito interagenziale. Sicuramente le prime cose delle quali ci piacerebbe condividere un po' le idee sono l'acquisizione, l'utilizzo di mute stagne, che forse qualcuno fa già, ecco, in ARPA Toscana, sì, quindi magari sarebbe interessante confrontarsi se avete fatto una formazione specifica, come l'avete fatta, okay? Perché ad oggi l'utilizzo di scooter subacquei, correggetemi se sbaglio, e mute non prevede una formazione obbligatoria, ma ci sono dei brevetti di abilitazione. Ci sembrava opportuno comunque dare una formazione specifica sia anche per lo scooter, perché in teoria qualche piccola criticità in più si può venire a creare, ma certamente per le mute stagne. Non so se adesso è il momento, ma magari può essere sicuramente occasione di quantomeno di confronto. Grazie dell'attenzione.